Buongiorno a tutti, siamo qui con Oscar Maltesi, uno dei protagonisti in Fossano San Donà 3-1. Che partita è stata? Che emozioni quest'oggi al Ah, palco che ragazzi, si. sono emozionatissimo adesso. Perdonatemi, però c'è un cuore che mi batte ancora a mille. È stata una partita veramente tosta. Poi quando siamo andati in svantaggio, non ce l'aspettavamo, l'espulsione, quella ci ha condizionato un po'. Però i cambi sono sempre determinanti, scusate, e il mister punta tanto su questo, e noi siamo entrati, chi è entrato ha cambiato del tutto la partita, da me a Specchia, a Medda, quelli che sono entrati, quindi partita veramente tosta. Adesso ci aspetta il ritorno, vedremo di fare un'altra grande partita. Ci racconti l'emozione, intanto il gol, questa corsa, sapevi che te l'avrebbe data la palla, avevi già immaginato nella tua testa il gol e l'emozione subito dopo, l'esplosione del pochissimo. Sì, io me lo immagino già l'azione, perché mi vedete che io ce l'ho sgaloppata, quindi quando vedo il campo aperto, quando arriva la palla su Alfio, io parto già, vado già dritto. So che la palla mi ha messo la palla bellissima, puntato il difensore, sono entrato di piatto interno, messa il secondo palo, però ho visto la palla entrare e sono scoppiato. Volevo anche levarmi la maglietta, però so che i cartellini gialli sono due, se ne possiamo prendere due nei playoff, quindi sono stato bravo. Però l'emozione fortissima, poi da tanto che non segnavo, quindi io quest'anno ho avuto due infortuni, due lesioni al quadretto femorale, quindi sono stato 3 mesi fuori dal campo, e quindi è una bella emozione. Una prova di forza, di carattere che gli dà veramente tanta spinta e tanta fiducia per la gara di ritorno. Sì, assolutamente. Sì. Una sorta di liberazione, no? Il gol anche per il periodo che ha avuto, dicevi. Sì, una liberazione tanta, perché sono andato vicino al gol, se ci ricordiamo Villafranca, queste partite in campionato, una stagione regolare. Quindi è stata proprio una liberazione forte. Poi io ho avuto 2 anni particolari, un anno operazione a crociato, quindi un anno fuori. L'anno scorso ero qua a Fossano, retrocessione. Quest'anno siamo qua a lottare per vincere il campionato ed è bello. Oscar, cosa serve per la sfida di ritorno? Mantenere forse questa carica, ma non troppo per evitare di sedersi Certo, sugli allori. dobbiamo mantenere questa mentalità e fare, se non la stessa partita, comunque lo stesso atteggiamento, mantenere lo stesso atteggiamento e andare dritti verso il nostro obiettivo. Perché siamo forti e abbiamo tutte le carte in regola per fare un'altra bella partita. Dedichi a qualcuno il gol? Sempre la mia famiglia, che sembra scontato, però fin da piccolo che mi sta dietro, mio papà, mia mamma, i miei compagni, a chi crede sempre in me, a loro. Grazie mille. Grazie a voi. Grazie. Grazie.